polemica cambia la raccolta differenziata, presto potrebbero arrivare i PES container, l'opposizione insorge. Cristiano Dal Pozzo, reduce più famoso d'Italia, non sarà alla Dunata, rimarrà all'altopiano, ma dice ci sarei andato anche in elicottero. Attimi di terrore lungo la ferrovia, un 22enne di Tezze cammina a fianco dei binari, mobilitate per le ricerche tutte le forze dell'ordine. Vendevano semi di qualità scadente spezzandoli per materia di primissima scelta, i titolari rischiano 17 anni e 4 mesi di carcere. Per la quarta volta nella sua storia il Giro d'Italia sceglie Marostica. Domenica 24 maggio, una tappa dedicata alla Grande Guerra. Cresce l'attesa per la sfida di domenica con la Juve Stabia, Bassano Virtus ai playoff, il dirigente Seber vietato fermarsi adesso. Buonasera a tutti voi telespettatori e ben ritrovati nella nuova edizione di Bassano TG. Come avete sentito, a Bassano in furia la polemica, presto potrebbero cambiare le regole della raccolta differenziata e il porta a porta lascerebbe il posto a delle isole ecologiche nei quartieri. L'opposizione insorge, sentiamo. San Vito è uno dei tre quartieri che dovrà partire come quartiere pilota assieme a Rondò Brenta il 25 aprile, però la gente non ne sa quasi nulla. Press container in arrivo nei tre quartieri di Bassano, ma nulla si sa ancora di come cambieranno le regole della raccolta differenziata. Nei mega contenitori che saranno posizionati su aree pubbliche dovranno essere conferiti carta e cartone, plastica e metalli, un po' come funziona già per il centro storico con i super bidoni presenti nel parco Le Piazze. A Bassano in furia la polemica, l'opposizione insorge, tanti punti di domanda e non solo riferiti ai modi di smaltimento dei rifiuti. Se entreranno in funzione i press container, ad esempio, la bolletta diminuirà visto che il servizio viene tagliato. A fronte di una diminuzione dei costi, sicuramente che avrà lettera perché non ha più furgoni che girano e gli uomini addetti, il cittadino avrà un disagio di dover confluire qui tutti quanti i rifiuti. Però sembra che non ci siano agevolazioni dal punto di vista sulla bolletta per il cittadino, quindi un aggravio di costi per la cittadinanza, mentre l'ETRA e il comune dovrebbero averne un utile. E su questo sarà da valutare. Una sorta di isole ecologiche, piccoli centri di raccolta che, secondo Monegato, potrebbero causare non pochi problemi. Gli anziani o chi non ha macchina o chi ha problemi di ambulazione, sono previste delle situazioni diverse per queste persone? Se non c'è un adeguato controllo con videosorveglianza seria e controllo anche a campione, la gente potrebbe incominciare a confluire sul secco tutti quanti i rifiuti senza differenziarlo. Questo è un rischio che vorrei sapere se è stato calcolato dall'amministrazione. E restiamo a Bassano, la città si sta preparando per le celebrazioni del prossimo 24 maggio e intanto il sindaco Riccardo Poletto si sta preparando all'emozione della Dunata Alpina dell'Aquila. Poco più di una settimana è quella che fino a pochi mesi fa appariva quasi un'utopia, sarà invece realtà. Il 24 maggio il Tempio Ossario sarà aperto e diverrà il fulcro delle celebrazioni bassanesi per il centenario. In questi giorni, oltre a completare le operazioni di pulizia e di riordino del Tempio, stiamo anche allestendo delle mostre fotografiche molto interessanti che permetteranno a chi entrerà a fare visita e a fare memoria ai caduti anche di rendersi conto di cosa è stato il primo grande conflitto mondiale attraverso queste mostre. Anche qui va detto un grande ringraziamento al Comitato per la riapertura che si è adoperato in quest'anno per spingere in tutte le direzioni affinché si arrivi all'apertura. Ma prima delle celebrazioni del 24 maggio per il sindaco Poletto ci sarà un altro importante appuntamento. Domenica all'Aquila sfilerà l'88esima Dunata Nazionale delle Penne Nere che Rete Veneta vi proporrà interamente in diretta a partire dalle 8:30. Una grande emozione, io ho vissuto la Dunata del 2008 qua a Bassano, ma non sfilai perché non sono alpino. Questa volta ho l'opportunità di sfilare, sono molto molto gratificato, molto contento e quindi scenderò all'Aquila, farò compagnia ai nostri alpini e a tutti gli alpini d'Italia che per quella città in modo particolare hanno profuso un grandissimo impegno. Per cui sfilare insieme con loro è un onore per me e anche un modo per dire la nostra città è legata a doppio filo con questo glorioso corpo. E alla Dunata all'Aquila non ci sarà invece uno dei personaggi più amati dei raduni alpini, rimarrà in alto piano la reduce Cristiano Dal Pozzo.
È senza dubbio la grande star delle adunate degli alpini. Per ore tutti lo attendono. Quanta emozione nel vederlo passare fiero davanti al palco delle autorità e rendere onore all'abaro nazionale. Momenti indimenticabili e toccanti per Cristiano Dal Pozzo, classe 1913, reduce dell'Abissinia. L'alpino più famoso d'Italia quest'anno non sarà all'Aquila. Un viaggio troppo lungo, la salute è ancora buona, ma gli anni sono 101 ed è meglio evitare una trasferta così pesante. Io mi piaceva andare all'Aquila anche quest'anno. Ma l'età non consente. La sua volontà era quella di andare, però un po' la lontananza dell'Aquila, i disagi del viaggio e un po' i familiari che sono un po' preoccupati che gli succeda qualcosa. Però lui partirebbe già domani mattina. Da moltissimi anni Matteo Dal Pozzo, parente di Cristiano, lo accompagna alle adunate. Insieme hanno toccato tantissime città. Ho passato tutta l'Italia, io. Sono stato a Trieste, sono stato a Torino, sono stato a Milano, sono stato a Reggio Emilia, ma tutte le città italiane. Pur di andare all'Aquila, Cristiano sarebbe stato disposto persino a salire su di un elicottero, tanta è la voglia di tornare a sfilare alla dunata. E se a quella nazionale non ci sarà, alla Triveneta del 14 giugno certo non potrà mancare. Io ci stavo bene, perché io oggi sono così, domani posso anche ammalarmi, perché ti dico la verità che io queste mani, questa... Non so scrivere. Prima, a 2 anni fa, scrivevo lettere, adesso non scrivo più niente. Lo lasciamo a Roana, nella casa di riposo dove vive da un anno. Dall'altopiano, il reduce Dal Pozzo saluta gli alpini che si trovano all'Aquila. Saluto tutti questi miei amici, i miei compagni, perché là ci sono anche i miei compagni. E anche il nostro TG Linea Aperta si occupa proprio della adunata 2015, quindi mandateci le vostre emozioni, inviateci i vostri messaggi, le foto, i video della adunata ai recapiti che state vedendo in sovraimpressione. E continua intanto la corsa verso le elezioni regionali, oggi i candidati a confronto sui temi della sanità. La sfida per il governo della regione si sposta sulla sanità. Oggi i candidati alla presidenza si sono confrontati a Padova, interrogati da medici e professionisti del settore. Hanno risposto uno a uno, mezz'ora a testa, il primo a salire in cattedra, Jacopo Berti. Per lui la sanità veneta. È un modello da migliorare. Qui siamo al Policlinico che prevede le eccellenze dell'università, un'università che non deve essere tirata verso il basso ma deve essere spinta verso l'alto. Questo vuol dire darle una maggiore autonomia soprattutto per innovazione e ricerca. Questa è la direzione in cui noi dobbiamo puntare, senza se e senza ma. A scegliere i direttori generali, promette il candidato Grillino, non sarà più la politica ma comitati tecnici di gestione. Taglia le ulse invece il tema forte di Alessandra Moretti. Voglio costruire una sanità veneta che sia veramente a servizio, una sanità di eccellenza, di valore, grazie al personale che lavora nei nostri ospedali, tanti medici, tanti operatori sanitari. Aumentiamo però i servizi vicini al territorio, perché è questo che è mancato in questi anni. Aumentando i servizi lo possiamo veramente dare più risposte ai tanti cittadini che in questo momento non hanno risposte, non trovano risposte. Evidentemente diminuendo anche il numero delle USL e quindi diminuendo l'apparato burocratico che sta intorno alla sanità, riusciremo ad offrire servizi di qualità per tutti. E siamo alla cronaca. Ricorderete la tragica morte di Roger Niero, il 56enne di Sannazzaro, travolto da un treno non lontano dalla propria abitazione. Nei giorni scorsi un giovane di Teze ha rischiato di morire nello stesso modo. Attimi di terrore martedì mattina lungo i binari della ferrovia Bassano-Trento. Attorno alle 7.15 alcuni uomini della Guardia di Finanza hanno notato un giovane camminare barcollando all'altezza del Motton. Subito è scattata la ricerca dell'uomo, un 22enne di Teze sul Brenta, al lavoro anche polizia, carabinieri e Polfer. Lungo la tratta i treni hanno viaggiato a passo d'uomo per quasi un'ora, fino a quando attorno alle 8.10 il giovane è stato rintracciato in via Angarano a Bassano in evidente stato di alterazione alcolica. Per lui è scattata una denuncia per ubriachezza molesta.
Due furti in poche ore sono quelli sventati lo scorso lunedì al supermercato Famila di Bassano, il primo alle 13.40. Un romeno 32enne residente a Padova, ma domiciliato a Mason, ha rubato 9 pezzi di parmigiano reggiano del valore di circa 100 euro, nascondendoli in una pancera. Poco dopo, alle 15.50, un 46enne di Pozzuoli, residente a Vicenza, ha invece rubato 2 bottiglie di grappa, 40 euro il loro valore, le ha nascoste sotto la giacca e ha cercato di uscire dal supermercato pagando solamente una bottiglia di Coca-Cola. In entrambi i casi la guardia giurata in servizio al supermercato ha notato i furti e ha allertato gli agenti del commissariato, che hanno denunciato i due uomini. E la crisi non risparmia proprio nessuno, anche la Fondazione Pirani Cremona fa i conti con le difficoltà del momento e intanto rinnova i propri vertici. Un rinnovo a metà è quello che nei giorni scorsi ha interessato la Fondazione Pirani Cremona. 3 i nuovi nomi nel consiglio di amministrazione: Dennis Bordignon, Giuppi Zanotto e Sonia Scalco. Confermata invece la presidenza all'uscente Paola Gallo. La nostra priorità sarà sicuramente una massima attenzione al bilancio e quindi, in base al bilancio, alle prospettive e alle necessità di tipo sociale che guidano da sempre lo spirito della Fondazione. Però purtroppo, e lo sottolineo perché è una cosa che ormai ho detto anche agli anniversari della Fondazione, abbiamo veramente delle grosse difficoltà da un punto di vista economico e dovremo stare molto ma molto attenti su quelli che sono i servizi necessari e quelli che riusciremo a mantenere o dovremo purtroppo chiudere. Ed ora andiamo a Marossica, che si prepara ad accogliere una delle tappe più attese dell'edizione 2015 del Giro d'Italia. Per la quarta volta nella sua storia il Giro d'Italia sceglie Marostica. Domenica 24 maggio, data del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, è in programma infatti la Marostica Madonna di Campiglio. Io dico che questa è la tappa con la T maiuscola, perché unisce Marostica a Madonna di Campiglio attraverso un percorso che va a ricostruire quelli che sono stati gli eventi di 100 anni fa. Marostica per l'occasione sarà completamente rosa. Sì, devo dire che qui sta facendo un grande lavoro il Comitato Tappa, che sta lavorando da gennaio insieme ai commercianti e cominceremo già da questa settimana ad abbellire e a fare rosa tutto il nostro centro cittadino. I corridori faranno la loro passerella nella piazza degli Scacchi dopo la firma del foglio di partenza, per poi raggiungere la provinciale verso Mason, dove verrà dato il via ufficiale alla tappa. Ma come sempre i 165 km della gara saranno solo una delle attrattive del giro, tante infatti le iniziative collaterali in programma. Il primo appuntamento è per venerdì mattina alle 9 in piazza con i ragazzi delle prime medie, che si cimenteranno in una gara di gincana a cronometro. Poi l'evento dell'evento sarà il concerto di Ampo alle 21.30 presso la scalinata Carmini, in cui verranno eseguiti i brani degli anni 80 per ricordare la vittoria del Giro d'Italia di Giovanni Battaglin, concittadino marosticense, e da non mancare anche all'inaugurazione del monumento dedicato ad Alfredo Martini presso la chiesetta del ciclista il 24 maggio alle ore 9.30. Cronaca giudiziaria in alta padovana, dove 5 persone sono indagate per aver contraffatto quintali di sementi. Vendevano semi di qualità scadente, spacciandoli per materiali di primissima scelta grazie a certificazioni false rubate all'ENSE, l'ente competente a garantire l'originalità dei prodotti. Per questo padre e figlio, titolari di 2 aziende di San Martino di Lupari, rischiano ora complessivamente 17 anni e 4 mesi di carcere. Questa è infatti la pena chiesta dal pubblico ministero Benedetto Roberti, per il quale quella messa in atto dai due imprenditori, insieme ad altri complici, era una vera e propria associazione a delinquere. Padre e figlio, già agli arresti domiciliari nel maggio del 2012, sono accusati infatti di ricettazione e truffa, oltre che di associazione a delinquere finalizzata alla frode nel commercio, alla vendita di prodotti con etichette contraffatte e al falso. Con loro sul banco degli imputati anche i titolari di un'azienda vicentina specializzata nell'etichettatura elettronica e manuale e un commerciante all'ingrosso. L'accusa contestata a tutti e 5 gli imputati è di falso materiale. Ed ora una notizia arrivata ora sui numeri: non si bara, è lo Stato che non riesce a mettersi in regola. Il decentramento, gli istituti di previdenza sociale invece hanno fatto la loro parte. Il debito delle amministrazioni pubbliche centrali è aumentato in marzo, l'assessore
Così l'assessore regionale del Veneto al bilancio Roberto Ciambetti commenta il report di Banca Italia sull'incremento del debito pubblico, spiegando la singolare anomalia di uno Stato che pretende sacrifici da tutti, salvo poi esimersi dall'intraprendere qualsiasi dieta. I dati di Banca Italia suonano come sirena d'allarme che non può rimanere inascoltata. Questo è il commento di Roberto Ciambetti. Ed ora cambiamo pagina, andiamo allo sport con il calcio. Cresce in città l'attesa per la sfida di domenica con la Juve Stabia. Abbiamo incontrato il direttore generale Seber per sentire quale aria tira in casa giallorossa. Intanto, qual è il clima in casa giallorossa, considerato che il campionato è stato vinto ma la Serie B è di qualcun altro per ora? Sì, infatti dobbiamo pensare solo alla possibilità che ci è rimasta, che è quella di domenica, di battere la Juve Stabia per andare avanti in questa competizione. Domenica sarà gara secca, dentro o fuori, quali sono le particolarità di un match come questo? Secondo lei questo Bassano affronterà nel migliore dei modi una gara così complicata? Sì, noi ci crediamo, noi puntiamo sicuramente a fare un'ottima prestazione, la squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente, i ragazzi e il mister sono stati bravi a mettere un po' da parte questo fine campionato, un po' così, come si può dire, non tanto piacevole, con i punti tolti, poi ridati a poco dalla fine. Comunque il campionato è stato strepitoso, dobbiamo cercare di andare avanti con fiducia. Non c'è il rischio che magari insomma la testa torni alle occasioni sprecate? No, abbiamo fatto 74 punti, sono un'enormità, credo io. Di solito un campionato lo vinci con questo punteggio, quindi abbiamo fatto benissimo. Poi è chiaro che qualcosa abbiamo anche sbagliato, ma abbiamo fatto tante cose giuste, quindi siamo soddisfattissimi, però adesso bisogna cercare di fare bene domenica. Torna l'appuntamento di Focus questa sera con i veneti schiacciati dalla crisi, ma ci saranno anche gli alpini in vista della adunata nazionale di domenica prossima all'Aquila, quindi le storie dei veneti disperati, gli assegni, ma anche le penne nere sempre impegnate nella solidarietà. E come sempre ci saranno anche i vostri sms che verranno letti poi durante la diretta, quindi non perdetevi l'appuntamento alle 21.05 questa sera. Ora vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Ossario di Bassano, e ricordo sempre chi ricordi legati al Tempio Ossario può contattare i numeri che sta vedendo in sovraimpressione. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata, ovviamente su Rete Veneta. Arrivederci. Salati Oreste, Salerno Salvatore, Salfa Silvio, Salina Enrico, Saline Svitaliano, Salero Giovanni, Salmi Pietro, Salmi Marcello, Salmi Petronio, Salomoni Guglielmo, Salone Bernardo, Salusso Giovanni, Salvadeo Ernesto, Salvalaggio Stanislao, Salvati Alfonso, Salvati Bernardino, Salvati Giuseppe.